padre come imprenditore nasce subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi tornando in Italia si rende conto delle esigenze di un paese che doveva riemergere dalle sorti della guerra e pensò quindi alla produzione di trattori, di macchine agricole, di trattori in un paese agricolo dove la meccanizzazione era davvero molto 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 modesta. La regola primaria di mio padre e di suo nonno era la volontà di dare contenuto al prodotto che mettevo sul mercato. Negli anni 60 furono molti che cominciarono a produrre automobili utilizzando motori, che ne so, motori di altre compagnie, motori americani, derivanti da una grossa passione per il motore, e poi a seguito di un litigio con il signor Ferrari decise di farsene e lanciò questa sfida dicendo: bene, se tu non credi ai miei consigli ti faccio vedere io come e che cosa sono in grado di fare. Nove mesi per l'esattezza, presentò la prima automobile con delle caratteristiche tecnologiche molto 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 più moderne ed innovative di quanto non fosse la Ferrari o la Maserati o la Aston Martin del periodo storico. Va ricordato che mio padre si ritirò dal mondo del lavoro abbastanza giovane. Si ritirò e mi diede le chiavi, simbolicamente le chiavi delle aziende, dicendo: arrangiati, fai quello che credi, non mi chiedere niente, ne parliamo a fine anno guardando i bilanci. E così fu. Poi arrivò un giorno, attorno ai miei 34-35 anni, che pur continuando a gestire le aziende familiari sentì il bisogno di fare qualche cosa di solo ed esclusivamente mio, che fosse al di fuori della storia economica familiare. Mio padre subito non apprezzò moltissimo, però poi mi disse, ricordo benissimo, che un giorno mi disse: beh, anch'io ho fatto quello che mi pareva, contrariamente all'attività del nonno, per cui fai anche tu quello che credi. Dal punto di vista business, quello che oggi rientra nel core business forte sono gli hotel a marchio e i building a marchio. Dal punto di vista emotivo, il core business è sicuramente l'orologio, perché ancora oggi più che mai è uno status symbol che il mondo intero riconosce. Dietro a un grande successo c'è sempre una motivazione, non è solo un colpo di fortuna, non è soltanto intuito, ma è una combinazione di elementi. Il saper gestire, senz'altro, ma vendere anche qualche cosa di nuovo, vendere tecnologia, non basta soltanto un'estetica. E per quanto mi riguarda, sin da piccolo sapevo e avevo già chiaro in mente che il mio futuro sarebbe stato qui. Ci ha sempre lasciati liberi, ci ha sempre lasciato la libertà di sentirci liberi. Il consumatore è un consumatore ben diverso di quello che c'era 30 anni fa. Il consumatore è molto più attento, questa è l'epoca della globalizzazione, l'epoca di internet, l'epoca dei social, quindi tutti sanno un po' di più. E questo deve essere per noi uno dei punti fondamentali da tenere presente.
il cuore nella ruota ti rimane, nel motore, rimane nel DNA delle persone. Non saranno più trattori, non saranno più automobili veloci, però comunque il futuro è anche l'elettrico e anche la piccola vettura per i centri urbani, nel rispetto dell'ecologia, dell'inquinamento. Ci troviamo all'interno del museo dedicato alla memoria di mio nonno Ferruccio Lamborghini. Il museo è ricavato dal preesistente stabilimento nel quale venivano costruiti e assemblati i trattori, e all'interno oggi ci sono le vetture che hanno fatto la storia, come ad esempio la Miura personale di mio nonno. Entrando in un museo dove c'è una storia produttiva, io credo che sia di grande stimolo per i giovani che qualunque tipo di lavoro facciano, se ci mettono il doveroso impegno, possono sentirsi partecipe del creare qualcosa. Guardando al futuro, io mi vedo all'interno dell'azienda e di, diciamo, mettere nella storia anche la mia traccia. Nel breve periodo penso anche di voler mettere lo zampino femminile in un'azienda che è sempre stata di carattere, di impronta molto maschile. Normalmente dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, e mia madre, partirono assieme mio padre e mia madre e dal nulla, e assieme crearono un impero. Allora, intanto vorrei che fossero valori condivisi con i miei figli, e vorrei che loro fossero tanto elastici per riuscire a guardare oltre il giardino, perché il mondo non finisce con me, il mondo non finisce a Bologna, il mondo non finisce in Italia, e quindi loro mi auguro che siano capaci di andare molto più avanti nel rispetto di una storia creata da mio padre, creata da me, ma con il loro contributo sia gestionale che creativo.